Oi best, volevo dirti che io ti amo. Allora, Buongiorno a tutti. sono le 10:30 del mattino ed adesso inizierà la challenge 24 ore nella mia postazione. Non so come farò. In poche parole, ragazzi, non mi posso muovere da qua per le prossime 24 ore. O perlomeno mi posso spostare insieme alla sedia. Come prima cosa, ragazzi, direi di andare a rifare il letto. Perché sennò mia madre mi gonfia de botte. Quindi, raga, facciamo il letto. Scusatemi i capelli che fanno schifo dopo. Magari ci andiamo anche a pettinare, magari. Allora, raga, diciamo che per oggi lo lasciamo così. Che non è affatto male, però mia madre potrebbe comunque incavolarsi. Ma non fa niente. Comunque, ragazzi, solo per farvi capire, dall'inizio della challenge sono passati esattamente 3 minuti e dobbiamo finire la challenge domani mattina alle 10. Aiuto, non so se ce la farò. Vi dico già di guardare tutto il video, lasciare un like e buona visione. Ora, ragazzi, direi di andare subito a fare colazione. Mi posso spostare, vi ripeto, solo con la sedia. Quindi, raga, andiamo a fare colazione. Ci siamo. Allora, che me magno? Guardate qua cosa ho trovato. Mamma, io ti amo. Buono. La spina è attaccata. No, ragazzi, come ci arrivo là? No, raga, non ci arrivo. Non ci arrivo. Userò questo bicchiere. Che bel suono. Caffettino tattico. Ok, raga, mi sono lavato anche i denti. Mi do giusto una pettinata, ma non ha senso farvelo vedere. E adesso torniamo e vediamo cosa fare. Non lo so. Ho deciso di fare uno scherzo a Powa troppo, troppo divertente. Quindi non vi spiego nulla e andiamola a chiamare. Vediamo se Powa risponde. Sto chiamando. Powa, dove stai? Noi stiamo qua, ti stiamo aspettando. Tu dove stai? Refe, sto al telefono con Powa, aspetta. Fra, stiamo a Milano, dai, vieni. Dove stai te? Fra, ci siamo messi da... Ma ci siamo messi d'accordo, ci abbiamo parlato tutto ieri su Discord. Ma siete scemi, ma non è vero, non mi è arrivato nessun messaggio. Dai, bravo, ci stai prendendo in giro, dove stai, su? No, in che senso siete a Milano? Vabbè, Chi siete? raga, andiamo da soli, non lasciamo sta Powa. E No! Powa, senti, noi ti abbiamo chiamato però, se te non vieni non è colpa mia. Ah, ma non è vero! Non c'è nessun messaggio sia sul Discord che su WhatsApp. No, Powa, dai, sto scherzando. Ciao, Ma Powa. arrivo lì, metto quel culo a Milano e adesso arrivo, però vi dovete aspettare, Dai, ok? Faccio un'ora e mezza. ti aspettiamo. Ciao, ciao. Raga, non aveva senso sto scherzo, ma GG. Ok, ragazzi, per passare il tempo, questa volta ho deciso di fare 1v1 con gli iscritti. In questo caso, ciao Ada, che è tra l'altro un mio abbonato. Adesso gli andremo a fare il bucio. Comunque, ragazzi, dall'inizio della challenge è passata esattamente un'ora. Come avete visto, siamo andati in cucina, abbiamo fatto cose stupide. Però adesso è l'ora di giocare un po' a Fortnite. Lucendo, pam, let's go! Non ci credo, sono troppo forte, sono un pro player. Pam! Il tuo urlo mi è piaciuto tantissimo. Scusami. Ragazzi, mi sento davvero, veramente molto forte. Refe, ma ti rendi conto quanto sono grosso? Ma non c'entro più nella videocamera, cioè me ne devo comprare una un po' più... O sbaglio?
Ivi, dai, non sai accendere la porta. Vengo a te, mio re, della tua volontà. Dai raga, siamo su Stumble Guys. Abbiamo anche sbloccato questa bellissima animazione. Vabbè, facciamoci una partita. Comunque ragazzi, sono passate di circa 2 ore. In questo momento sono le 4:30 di pomeriggio. Non ho fatto tanto, sono stato un po' al cellulare, ho studiato un po'. Scherzo. Vai, mi piace troppo questa mappa. 2-1. Ragazzi, devo assolutamente vincere e classificarmi. Devo arrivare primo. Toglietevi dalle palle, pezzi schifosi. No, non posso perdere. Non posso assolutamente perdere, ragazzi. Ho una dignità. Ho una vita, vaffan. Non può vincere quella pemaglia schifosa. Togliete dalle palle. Ma perché non si tolgono dalle palle? Toglietevi. Let's go, Conti scappa. Vai, pensa a qualcosa di bello, tipo le donne. Mamma mia, quanto sei forte. Ma non so neanche se ci classifichiamo. Guarda quante persone ci stanno davanti a me. No, ma sono un pollo. Scusa, Lollo Pollo, non volevo insultarti. Dai, 1, 2, 3, 4, 5. Vaffanculo. No, ragazzi, scusatemi. Ve lo giuro che io di solito vinco sempre a sto gioco. Forse mi sto emozionando perché sto registrando. Non lo so. No, non mi classifico. Questa volta non ci siamo classificati. Ma ora vi assicuro la vittoria. Dai, una mappa decente, ti prego. Una mappa decente. Ok, ci potrebbe anche stare. Adesso, guarda, sono anche partito prima. Dinosauro schifoso, togliti subito dalle palle. Ma perché mi vengono tutti addosso? Ma cosa vogliono dalla mia vita? Ma questi... Ma... No, Contins. No, ti prego, Contins. Ti prego, Contins, Stefanaka. Dai, ce la potrei anche fare. Mo cadono tutti perché sono delle pippe. Me lo sento. Ti togli, alieno schifoso, togliti dalle palle. Vai. Let's go, come on, a lot of fish people, very nice. Ma che ho detto? Boh, vabbè. Ok, nessuno si è ancora classificato. Sono troppe persone davanti a me, Oggi, stamattina, non si sa come, sono dei pro player. Di solito vinco sempre. Va bene. Oddio, dai che mi classifico. Ma vaffanculo! Questa è la mappa di prima. Contins, ascoltami. Tu ami le donne. Lo sanno tutti. Però questi stronzi si devono togliere dalle... Vai! Corri, Contins. Corri. Ok, sei abbastanza avanti rispetto agli altri. Questa cosa già mi piace. Ok, dai che ci classifichiamo. Ma perché le persone stamattina sono diventate tutte fortissime? Ve lo giuro che io quando gioco sono tutte scarse. Vai. Sono un pirla. Sono un pirla! Ma si è buggato. Ok, no, non so se ce la faccio. Non ce la farò mai a classificarmi, raga. Non lo so se ce la faccio. Ci provo. No, dai, ma perché? Ma perché non riesco a giocare oggi? Ragazzi, ve lo giuro, di solito sono molto forte a questo gioco. Potete chiedere a Powa. Dai, no. Ok, ce la posso fare. Mettetevi qua. No. Dai. Ma vaffanculo.